sportivi bolognesi stavano aspettando. E anche non bolognesi. Anche non bolognesi, sì, è vero, perché tutto il calcio aspettava. Minuto per minuto, secondo per secondo. Aspettava la top 1-1 di Marco Lacci. Di questa settimana. Questa settimana, sì. E c'è stato un po' di spareggi, un po' di finale di campionato. Gente che ha vinto il campionato, gente che è al mare, gente che c'è proprio. E noi siamo sempre più puntuali a dire delle stronzate. No, è una top 1-1, non è una stronzata. Partiamo subito dal modulo. Dal modulo che è cambiato. È cambiato. Ma l'ho costretto, in realtà. No, sei cagato. No, ma l'ho costretto, ma l'ho costretto, perché io a sto punto, cioè, con 10 squadre che mi giocano, devo scremare un po'. Fare di necessità virtù. E quindi ci proponiamo con un 4-4-2. Molto. Aspetti adesso. Sì, proprio lì con calma, con una birra in mano, un panino, così. Dai, no, vabbè, partiamo con 4-4-2. Tra i pali. Ceroni dell'Airone. Nonostante abbia preso 3 gol, comunque ha fatto, ha fatto una bella prestazione, cioè alla fine il suo l'ha fatto, poi dopo se gli altri sono più bravi, c'è gente che mi prende anche un po' per... però vabbè, ma ci sta. Comunque l'Airone che ha fatto pareggiare il Colombaro e così la Savignanese ha vinto il campionato. Perfetto, per loro più che altro. Cioè, per me per Ceroni, Ceroni, per gli altri, insomma, per chi ha goduto di questo risultato, me... Personalmente me ne ero a foto, era una scampagnata bellissima domenica. Terzino destro di questa difesa 4. Beh, abbiamo accorsi del Sala Bolognese. L'attore. Bello. Lui era di Budio, era finto di Budio, ma era di Sala Bolognese in realtà. Che ha disputato un ottimo partita. Match, quindi mi fluidifica su quella fascia destra, su quel binario destro. Mentre a sinistra, un po' a sorpresa dell'ultimo minuto, si è inserito Letizia della mia amica, dove diciamo ha avuto alti e bassi per il discorso del campionato, nonostante poi alla fine l'hanno vinto. Però io devo premiare quello che poi è la giornata e lui mi fa il fluidificante di sinistra, quindi nel mio 4-4-2 cioè, è presente anche lui. Uno dei due centrali difensivi. Il mio ex compagno di squadra, Gio Castagnoli, che nonostante il fossatore sia arrivato terzo, però lui comunque domenica, come poi abbia fatto in maniera, come dire, ampia in tutto il campionato, è sempre stato positivo nelle sue prestazioni, però si gioca in 11, quindi... La paranoia? Sì. Se vuoi ti lascio il numero di Castagnoli, mi fa una bella paranoia. È bello grosso, ecco. L'altro difensore? Collina, che tutti conosciamo bene. Collina della Garo, è l'amico di tutti ormai è amico di più Bologna di lui, di tutti proprio. No, è Collina della Garo, che è l'altro centrale che fa in coppia con Castagnoli. La Garo che ha vinto il girone A e ha giocato un'ottima partita. Che dire, io sono del girone C, quindi... No, ti sto scherzando, però va bene. E passiamo al centrocampo. Uno dei centrocampi più difensivi di sempre. Ma a parte Galati, che è il centrocampista dei due del Porretta, che domenica ne ha fatti 3 poi tra l'altro, quindi non è che dice 1-2. Ma dove lo piazzi in mezzo al campo? Beh sì, lo metto in mezzo, mi fa un po' da metronomo nel mezzo, cioè i piedi buoni. Uno che fa una triplette deve entrare per forza. Ma per me il centrocampista fa i triplette. No, può giocare ovunque, può fare anche il terzino, per me. Può fare di porta. Porta ce l'ha. Come importa? No, importa. Ma importa, hai sbagliato lei. No, grazie. C'è il capito centrale. E dal mondo del Castellano ha fatto gol. La settimana ha fatto gol. In un playout importante fare gol. A niente? Volevo dire a niente. Quando conta, Marco Lacci non c'è di solito. No, ero lì dietro l'angolo a contare. Poi abbiamo l'estremo destro, sembra quasi un brasiliano. Dodi. Doppietta? Dodi, tu lo sapevi? No, ha fatto una bella doppietta. Dodi del All for One. Che vince il playout contro la Stella Azzurra e si salva. Cosa? Non lo so, vabbè, si fa le battute da solo qui in regia. Abbiamo a sinistra, proprio cavalcavia, di là c'è cioè, Di Bona del Vado. Che vado in terza, perché è in terza categoria, quindi andrà in terza. Quindi del Vado e niente, questo centrocampo è completo, più grande il centrocampo. Ma guarda, dal Monte sono tanta roba. Amici di amici, sì. E gli altri no? Invece abbiamo le due punte di questa settimana, che sono Tandurella, che è uno che non ha il vizio di fare gol. No. Cioè, lui è lì per caso, lui quest'anno non ne ha fatto neanche uno. Della Castellettese? Quindi se non lo dici... No, aspetta, dammi 3, cioè un bicchiere d'acqua non c'è, devo andare in conseguenza. Della Castellettese? Ha fatto gol anche questa settimana, la Stretese che è in terza categoria, però al di là della categoria lui fa gol, quindi l'abbiamo messo via l'altra di punta. E Bonarelli del Futo 65, che comunque anche se questa settimana non l'ha fatto, ha detto che non la faceva, l'ha fatto, continua, è coerente,
e va avanti e speriamo che nei playout doppia coppia. Doppia coppia, aspetta comunque fuori. Cioè, ha detto, sai che qua mancano due cose. Allora, due cose fondamentali. L'allenatore è Paletta. Tu sei meglio di me, dove gioca Paletta? Paletta è l'allenatore del Malberg. Oh, perché Malberg cosa ha fatto? Ha vinto il campionato. Bravissimo. Importantissimo. L'ultimo match. Comunque, Paletta che andava a guerra, sei. Cioè, insomma, sono rimasti tutti. Cioè, vabbè, è gente che ne sa, quindi. Ne sa, sì. Ne sa e ne ha avuti. Come squadra della settimana? L'Osteria Grande. Osteria numero uno. Bonzi, bonzi, boh. Dopo questa non c'è nessuno. Bonzi, bonzi, boh. Quindi è andato secondo, quindi non numero uno, numero due. Numero due. Comunque, sì. Va bene, l'Osteria che andrà a fare gli spareggi. E l'ultima giornata ha scavalcato il fossatone e fa gli spareggi contro. Capiterà il conico di fiume. Il fiume per dare più sempre quello. Sarà sopra quello. E io ho finito anche questa settimana. L'appuntamento tornerà settimana prossima, dove invece saranno solo playout, playoff, spareggi, morti. Ma anche i migliori che sono sulla spiaggia, tipo Milano Marittima. Possiamo fare allora, la lì c'è la gente che domina veramente. Eccolo. Ciao a tutti.